Buonasera a tutti gli ascoltatori di Liberi.tv, una nuova puntata di Spazio Società Libera. Do il benvenuto prima di tutto al nostro Vincenzo Lita, che è il direttore dell'Associazione Società Libera. Buonasera Vincenzo, benvenuto. Buonasera a tutti voi, grazie. Nuova puntata di Società Libera per parlare un po' dell'attualità politica e poi per approfondire anche la conoscenza di questa associazione che stiamo imparando a conoscere su Liberi.tv da molte settimane a questa parte. Anzi, adesso io non so se è scoccato l'anno di collaborazione perché non lo ricordo, però se non è scoccato manca poco, Vincenzo. Io per te Manca stasera ho poco. preparato, manca poco, giusto? Io per te ho preparato due domande, Vincenzo. La prima, non ci possiamo esimere, è una tua valutazione su come sta andando l'elezione per il nuovo Presidente della Repubblica. E poi nella seconda parte, gli ultimi 10 minuti, se sei d'accordo, li dedicheremo sempre alla tua associazione e quindi a quello che bolle in pentola, a quello che stai organizzando per i prossimi giorni e le prossime settimane. Quindi, secondo te, come stanno andando queste elezioni? È una tua valutazione politica. Caro Marco, la domanda da poco. L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, per esprimersi in maniera diretta ed efficace, a mio avviso stanno dando una pessima fotografia di questa classe politica, come se ce ne fosse ancora bisogno, voglio dire. Certamente non ne avevamo bisogno di ulteriori prove. E queste prime quattro votazioni hanno dimostrato, come dire, che la classe politica del paese complessivamente, mi sembra, non all'altezza e non ha compreso neppure la lezione delle scorse elezioni elettorali. Ma dimmi una cosa, allora tu hai seguito anche l'ultima votazione, quella che Ho sei seguito conclusa? anche l'ultima votazione, anzi, mai come questa volta, voglio dire, ho seguito molto da vicino le votazioni sia di Secondo stamattina che te, di oggi pomeriggio. che è di oggi pomeriggio, e secondo te il nome di Prodi è bruciato? Assolutamente, il nome di Prodi è bruciato perché avendo in partenza a disposizione 499 voti e se ricordo bene ne ha presi 395, voglio dire andando sotto di 100 voti nell'ambito della coalizione formata da PD e SEL. Vuol dire che c'è buona parte di quel partito, partendo dal Non mi presupposto sembra. che SEL ha votato e non gli ha fatto mancare voti. Ho sentito la dichiarazione del capogruppo di SEL che dice che le loro schede erano, come dire, segnate, nel senso che sicuramente andavano su Prodi e via dicendo, vuol dire che tutte quelle che sono mancate, i 100 voti che sono mancati a Prodi, sono mancati nell'ambito del suo stesso partito, quindi più segnato di così. E secondo te questo qui non potrebbe spianare la strada? Io adesso sono lontano dall'agenzia da un paio d'ore, però, quindi non so quello che è successo. Ma tutto questo non potrebbe spianare la strada a Rodotà, perché Rodotà invece è un bel nome, accettato dai cittadini, un nome prestigioso. Certo, dal mio punto di vista non come la Bonino, perché ci si aggiunge anche il prestigio internazionale, però. Non tanto perché cosentino e io sono calabrese, ma mi sembra un nome eccellente. Tu cosa ne pensi? Allora Marco, secondo me parlare di queste cose significa parlarne su due livelli, ne possiamo parlare su due livelli, possiamo dire ciò che a noi piace, o meglio ciò che a noi piacerebbe, e l'altro livello è su che cosa noi come osservatori del fatto politico abbiamo imparato dall'esperienza di queste quattro votazioni. Che cosa abbiamo imparato osservando come si sono mossi i partiti e le rispettive leadership di questi partiti, indipendentemente da ciò che a noi piacerebbe. E allora io non mi esprimo su Rodotà, perché voglio dire, tanto per essere chiari subito e mettere le carte in tavola, se io dovessi esprimermi a favore di una cosa, di una persona che mi piace, dice chi è il tuo ideale di Presidente della Repubblica, io rispondo,
esattamente come te, è babbonino. Per certo ragioni. Ma non importa quello che piace a me e non importa quello che piace a te, quelli di questi sono i nostri desiderata, no? Quindi possiamo dire tante cose su Rodotà. Io per esempio su Rodotà sono molto meno caloroso di te, perché nel momento in cui Rodotà mi viene presentato dal Movimento 5 Stelle come la novità di questi giorni, la cosa io come osservatore della politica mi fa un po' ridere. Io ricordo Rodotà in politica sin dagli anni Ottanta, ricordo quanto faceva l'indipendente di sinistra, voglio dire, quindi voglio spezzare una lancia in favore del Movimento 5 Stelle. Il nome di Rodotà è saltato fuori dalle Quirinarie, cioè loro hanno fatto fra gli iscritti una consultazione online, addirittura c'è chi ha preso, cioè la Gabbanelli era quella che ha preso più voti, poi la Gabbanelli ha detto vabbè, io non c'entro niente, tutte queste cose mi ritiro, quindi non mi candidate perché non votate, poi si è ritirata anche quell'altro, non mi ricordo chi è, e quindi si arriva poi a Stefano Rodotà, ma in realtà la scelta, però è innovativa, questo dobbiamo dirlo, perché no, te lo lascio dire, ma non sono d'accordo. Vince, finalmente una cosa sulla quale non siamo d'accordo. Siamo d'accordo sulla Bonino, ma non siamo d'accordo su questi metodi. La democrazia liberale presuppone altre cose. Un presidente della Repubblica non si sceglie facendo partecipare su internet 50.000 o 100.000 persone. Se è vero che il Presidente della Repubblica deve rappresentare l'unità del Paese. Ma io non voglio parlare né del Movimento 5 Stelle, perché come dire, lo considero ai margini del ragionamento politico che voglio fare stasera, per rispondere alla tua domanda. Sì, però aspetta, io stasera voglio essere un po' puntuto nei tuoi confronti. Devi fare il giornalista. Allora, ti ringrazio. Allora, il Movimento 5 Stelle, singolarmente, io sono d'accordo con te, ha utilizzato questo metodo 50.000 ristretto. Se però si fossero fatte delle vere e proprie primarie aperte a tutti i cittadini sulle candidature alla presidenza della Repubblica, dove poi la mia preferenza personale secondo me avrebbe avuto un successo enorme, e Babbonino, se i cittadini avessero avuto la possibilità di dire voglio quella come candidata in una votazione delle primarie. Beh, secondo me invece questo metodo forse ci sta, tu cosa ne pensi? No, continuo a dire di no, perché tu stai parlando non ti piace sistema... primarie nemmeno no perché tu stai parlando di un sistema politico diverso da quello in cui di quello di cui noi disponiamo, tu stai parlando, allora non c'è bisogno di fare primarie. Se noi vogliamo fare eleggere il Presidente della Repubblica dalla gente, dal popolo, non facciamo le primarie, facciamo una cosa molto semplice: modifichiamo il nostro sistema, la nostra Costituzione, e andiamo verso un sistema di presidenziale all'americana o semipresidenziale alla francese, e così diamo voce al popolo e facciamo scegliere, e ognuno di noi sceglie il suo preferito. Non possiamo avere un sistema politico costituzionale che ci dice di fare alcune cose e dopodiché sceglierci dei modelli fantasiosi. Ecco perché dicevo, allora vogliamo parlare di quello che ci piacerebbe. Allora, se vuoi, anche qui ti rispondo, e così come abbiamo fatto con Emma Bonino, può darsi che ci troviamo d'accordo. Anche a me, io sono per un tipo di sistema di questo tipo, sia dal punto di vista della scelta del presidente, io sono per un semipresidenzialismo alla francese, con annesso un sistema elettorale alla francese. Ma tutto questo non l'abbiamo, abbiamo un'altra cosa. E quindi bisogna fare i conti con quello che abbiamo. Che cosa abbiamo? L'elemento principale di queste quattro votazioni. Io ricordo che noi ci siamo visti un mese fa e abbiamo fatto una conversazione all'incirca verso il 20 del mese scorso. E ricordo perfettamente che io dissi andiamo verso un'implosione del PD. Non so se te lo ricordi. Sì, me lo ricordo. L'abbiamo avuta.
L'abbiamo avuto perché è un partito che, come dire, si divide a tal punto e così pesantemente sul metodo, sui nomi, sulle alleanze, non si era mai visto. E allora noi abbiamo un grosso problema, vedi, oggi seguendo anche alcune trasmissioni televisive, molti commentatori politici, devo dire, tu sai che non, spesso non sono d'accordo con l'informazione di questo paese, però devo dire, avevano ragione nel momento in cui dicevano: ma qui non stiamo assistendo alle elezioni del Presidente della Repubblica, qui stiamo assistendo al congresso del Partito Democratico. Perché la vera novità è che con queste quattro votazioni noi abbiamo assistito ad una resa, ad una sorta di resa dei conti all'interno di quel partito, fino a portarlo, come dire, ad oggi pomeriggio, quando la dirigenza di quel partito pensava, come dire, di far rientrare il dissenso manifestatosi sul Marino proponendo il vecchio Prodi. E le urne hanno dimostrato che così non è. Dicevamo all'inizio della chiacchierata, 100 voti in meno. Che significa? Significa che la leadership di quel partito, la dirigenza di quel partito, non controlla più il partito e che il partito è diviso in molte anime. E questo è un danno per il paese, perché un paese che non ha un governo, un capo della polizia, fra poco non ha neppure il Presidente della Repubblica, ci chiediamo in che condizioni è il paese. Se utilizziamo l'elezione della massima carica dello Stato per regolare dei conti all'interno di un partito, altro che implosione, perché se implode il PD erano i fatti, torno a dire, l'avevamo detto anche un mese fa, ma che se implode nel momento in cui bisogna eleggere la massima garanzia per questo paese, beh, allora c'è da preoccuparsi in qualche modo. Perché qui si sono scatenati dei giochini o dei giochi politici da far impallidire i giochi della Prima Repubblica al momento delle elezioni del Presidente della Repubblica. Voglio dire un'altra cosa fuori dal coro, se me la fai dire. Che cosa? Molti commentatori politici dicevano stamattina, nel momento in cui Bersani è dovuto scendere dopo l'incidente su Marini a patti con una parte del suo partito, che poi si è capito che non è sceso a patto con nessuno perché come dire, è naufragata lo stesso anche la seconda operazione, dicevano molti osservatori politici che il vero vincitore di queste elezioni e di queste tornate l'elezione del Presidente della Repubblica è uno che si chiama Matteo Renzi. Io dico di no. È venuto talmente fuori il gioco personale di un personaggio, appunto, alla Matteo Renzi, che in quanto si presenta all'opinione pubblica o rilascia delle interviste, è così carino e così compito, no? Invita Bersani a fare in fretta perché il popolo ha fame. E fare un governo e tallona Bersani negli ultimi giorni perché bisognava fare un governo e quasi, come dire, aprire al PDL, nel momento in cui Bersani trova una comunione di intenti col PDL sul nome di Marini, attacca Marini e il suo segretario del partito dicendo no, così non va bene perché ha fatto l'inciuccio con Berlusconi. Beh, non è da leader, è da un leader di veramente di scarsa statura. Io dico anche, mi chiedo, dando per acquisito i voti dei vendoliani a Prodi, e quindi non sono stati quelli che sono andati a sommarsi al Movimento 5 Stelle su Rodotà oggi pomeriggio, chi gli ha dato a Rodotà quei voti, quella cinquantina di voti in più, che se ricordo bene Rodotà ha preso ancora 213 voti nel pomeriggio? È legittimo da parte mia, dopo aver fatto l'analisi che ho fatto fino adesso, pensare: ma Renzi sta giocando davvero in modo molto sporco,
vuole utilizzare l'elezione del Presidente della Repubblica per sbaragliare completamente la dirigenza del PD in questo momento? Beh, allora, se questa analisi ha un minimo di fondamento, non è, come dire, astrusa e campata in aria da parte di un signore che si chiama Lita, non c'è da stare molto allegri. Perché non si capisce come faremo a venirne fuori. Per quanto riguarda il tuo candidato, oltre Emma Bonino, Rodotà, non ha nessuno spazio. Perché se si è spaccato il PD, si è spaccato su un nome, su un fondatore del Partito Democratico, su uno dei fondatori del Partito Democratico che era Marini. Se si è spaccato sul massimo leader dell'Ulivo che è Prodi, ma ti immagini tu che cosa succederebbe nel momento in cui il PD dovesse scendere a patti con Grillo e convergere sul nome di Rodotà? Non ce la farebbero neppure lì. E quindi siamo in un vicolo cieco. Non so se ho risposto alla tua domanda. Hai risposto molto bene, mi sembra un po' che si possa concludere con la Repubblica delle Banane. Se vuoi, se vogliamo usare questa espressione, siamo la Repubblica delle Banane. Perché non c'è coscienza, ma qui io non essendo parte in causa, voglio dire, non faccio il ragionamento alla Renzi, fate in fretta perché poi in qualche modo trovo io il sistema di pugnalare il mio segretario alle spalle. A parte che poi abbiamo assistito delle cose incredibili, voglio dire. Mi è stato detto che, non ricordo il nome della signora, una deputata del Nord Italia, che è stata la portavoce di Bersani in tutta la campagna elettorale, l'ho vista qualche volta in varie trasmissioni televisive in cui difendeva Bersani a spada tratta e via dicendo. Mi hanno riferito una sua dichiarazione ieri mattina in cui dice: no, io non voto Marini. Vabbè, e allora siamo in presenza del nulla. Sei la portavoce di un segretario di partito con cui hanno fatto insieme la campagna elettorale. Arrivato al momento in cui bisogna fare delle scelte e il segretario dà delle indicazioni alla sua portavoce, dice: no, non ci sto. E allora Ma vuol sì, dire che Bersani non controlla più il suo partito. è come E quindi osservavi tu, ci abbiamo un partito all'improvviso. imploso, un partito imploso, come dicevi tu. Vincenzo, abbiamo a disposizione 10 minuti, li vogliamo dedicare a Società Libera? Sì, la prima di dedicare alla società libera, te l'ho per Sì. chiudere, perché sennò chi ci ascolta dice: vabbè, e allora siamo alla Repubblica delle Banane e come ne veniamo fuori? Voglio buttarla lì, ancora una volta controcorrente, forse rispetto anche a te. Come ne veniamo fuori? E oggi è venuto fuori il nome della cancelliere, fatto da molti, che tu sai che non ho amato in questo anno di governo, molti appunto. E forse potrebbe essere la soluzione, perché è una donna fuori dai giochi della politica, è una che ha lavorato per lo Stato da sempre, ha fatto il prefetto di Bologna, ha fatto più o meno egregiamente il suo mestiere di ministra, voglio dire, se la paragoniamo a un'altra ministra senza fare nomi del governo Monti, come dire, si è comportata molto egregiamente. Su quello ci potrebbe essere, come dire, un convincimento anche del PD e a votarla nelle prossime tornate che abbiamo davanti. Una parte del PD potrebbe convergere su questo nome, potrebbe essere, come dire, un presidente della Repubblica di Unità Nazionale, capace di mettere a tacere i mal di pancia e i malumori all'interno del PD, all'interno anche per alcuni aspetti del PDL, perché mi dicono che anche lì
non a livello evidentemente di PD, ma c'è qualche perplessità. Per esempio oggi Cicchito non voleva partecipare in qualche modo alle votazioni e non astenersi, così come stabilito da Berlusconi. Ecco, una via d'uscita potrebbe essere questa signora. Capito. La signora cancelliere come presidente dell'Unità Nazionale, al di fuori e al di sopra dei partiti. Mi fermo qui. Bene, allora passiamo a Società Libera. Cosa bolle in pentola? Cosa state organizzando e quali sono i prossimi appuntamenti? Bene, fra 10 giorni abbiamo mandato in stampa l'11° rapporto sulle liberalizzazioni in questo paese, anche lì con molte perplessità, perché come dice il professor Pennisi, che è uno dei 9 estensori del rapporto, quest'anno non è stata fatta nessuna privatizzazione, per esempio, se non tentata una. Tentata perché poi, quando il governo ha mandato il decreto alle Camere, le Camere si sono sciolte e quindi non l'hanno convertito, e quindi la privatizzazione non si è fatta. Io mi permetto di dire con una battuta: il paese non ha perso assolutamente nulla, perché si trattava di privatizzare l'ente degli ufficiali in congedo, perché abbiamo anche questi su cui lavorare, come non come spendere più, come dire, ma da chiudere oltre che da privatizzare in qualche modo. E quindi non abbiamo mandato in privatizzazione neppure l'ente degli ufficiali in congedo. Però abbiamo detto alcune cose nel rapporto, poi semmai ne parleremo un'altra volta diffusamente. Abbiamo dato alcune indicazioni sulla scuola, che resta ferma, resta al palo. C'è una posizione del professor Ponti molto netta e molto precisa, che forse è la prima volta che viene fuori da un mondo liberale come quello di Società Libera, con una posizione chiarissima a proposito della TAP. Quindi, come vedi, anche noi siamo grillini in qualche modo. La TAP non sa da fare, la TAP è un imbroglio di Stato. La TAV presuppone tali costi che questo paese non si può permettere, e se minimamente si li potesse permettere, evidentemente ci sono tante di quelle altre emergenze che vengono prima della TAV, che è un'infrastruttura non necessaria a questo paese, perché una linea ferroviaria Milano-Torino-Lione c'è già. Io mi sono permesso di aggiungere nella presentazione del rapporto che si volesse prendere la briga per andare a vedere che collegamento c'è ferroviario tra Milano e Parigi, scoprirebbe che esistono 3 coppie di treni al giorno, cioè 3 che vanno da Milano a Parigi e 3 che vanno da Parigi a Milano, e tutte e 6 i convogli sono delle ferrovie francesi. Quindi, come vedete, non c'è un tale volume di traffico da permettere un'opera faraonica come quella. Se ci avessimo qualche soldo da spendere, la mia posizione liberale è forse sarebbe meglio spenderle per carceri, vista la situazione in cui sono, per ospedali, visto la situazione in cui sono. Per i 60 chilometri di A3 che non si faranno nel breve perché non sono finanziati? Bellissimo, infatti. E quindi, come dire, quest'anno l'11° rapporto è un rapporto molto vivace, come dire. In alcuni punti qualcuno lo potrà giudicare nello stesso mondo liberale italiano non ortodosso, perché c'è questa posizione alla grillina, che però noi documentiamo. Ponti documenta dal punto di vista scientifico, col volume di traffico, sulla necessità tecnica di un'infrastruttura di questo tipo e via dicendo. Non vuole essere, come dire, una posizione per un no
vagamente, lontanamente, come dire, ambientalista, così, perché tanto le infrastrutture non vanno fatte. Le infrastrutture vanno fatte, una classe dirigente responsabile e degna di questo nome, e non l'abbiamo visto in opera in queste 2 giornate alla Camera, a proposito delle elezioni di cui abbiamo parlato prima, si dovrebbe preoccupare di altri tipi di infrastrutture. Bene, questo Certo. rapporto lo presento al Politecnico di Milano come prima uscita il 23, mi sembra, di maggio, poi lo presenteremo a Roma, a Milano, a Firenze, e a Napoli. È un ulteriore contributo come quello che diamo tutti gli anni, dicendo a che punto è il paese se si vuole sulla strada della modernizzazione, che passa a nostro avviso attraverso un processo di privatizzazione e, cosa più importante, di liberalizzazione di molti settori. Certo, Vincenzo, siamo agli ultimi 2 minuti, ci puoi anticipare qualche altro appuntamento? Dobbiamo fare, e questo lo sa bene, lo faremo insieme, quest'altro convegno, mi auguro alla Lamezia Terme nel mese di giugno, sempre sul discorso di Stato e Stato, criminalità. portando sempre la nostra visione un po' diversa rispetto ai piagnistei generali che si sentono sulla criminalità, dicendo che c'è molte cose da rivedere, c'è in alcuni settori molto Stato, in altri poco Stato, e forse lo Stato stesso, in alcune situazioni, date alcune condizioni, a favorire l'espandersi del crimine organizzato. A proposito, guarda, non prenderla come. Era Ah, scusa. come Lamezia Terme. Dimmi, ma Ah, no, non vorrei che tu la prendessi come una provocazione, ma siccome l'antimafia di Stato in questo momento è sospesa perché per questo clima politico, no? Come se la criminalità sospendesse le proprie attività, comunque Saviano è uscito col suo ultimo libro 000, che dalle prime pagine che ho potuto leggere e visionare, insomma, è abbastanza interessante, se non ce l'ha con serietà, date, dati, cifre, circostanze. dice qualcosa di nuovo su come affrontare e combattere la criminalità, o ci racconta che esiste la criminalità per l'ennesima volta? Quindi Ci noi racconta. raccontiamo dal punto di vista cronachistico e spieghiamo agli italiani che in provincia di Caserta esistono i clan in combutta con alcuni ambienti politici e via dicendo, e per cui lui, che ha denunciato da sempre queste cose, vive scortato 24 ore al giorno, perché queste sono cose che non dovrebbero più interessare nessuno. Quello che dovrebbe interessare l'opinione pubblica, la classe politica, la dirigenza del paese nel suo complesso, è che, dato questo, che conosciamo e sappiamo, come pensiamo, con quale ricette pensiamo di venirne fuori, punto di domanda. Questo è quello che di solito ci diciamo ed è stato argomento del convegno di Salerno e sarà argomento del convegno di Lamezia Terme. Abbiamo finito il tempo, Vincenzo, la nostra mezz'ora passa sempre troppo in fretta. Vuoi lasciare tu i riferimenti di Società Libera, così saluti anche i nostri web ascoltatori? Fallo tu, perché sei molto più bravo di me a propagandare Società Libera. Va bene, allora Società Libera la trovate sul web su www.societalibera.org. Marco Marchese vi saluta, che ha condotto questo spazio Società Libera, e ringrazio come sempre Vincenzo Lita, che è il direttore di questa associazione. Andate sul sito internet, iscrivetevi se potete, perché è una cosa molto importante, potete visionare sul sito internet le importanti articolazioni. Iniziative Società Libera fa e promuove da molti anni, tutti gli anni, con assoluta puntualità. Vincenzo, grazie e alla prossima puntata. Grazie.